Domenica scorsa il personale scientifico e i sommozzatori del Museo del Mare di Pioppi, sotto la supervisione scientifica di Michele Scardi, docente di ecologia all'Università Tor Vergata di Roma, ha effettuato un trapianto ai fini didattici di circa 100 rizzoni di posidonia oceanica nel mare di Pollica, nelle acque tra Acciaroli e Pioppi. Innanzitutto per far apprezzare le qualità positive della posidonia, che spesso viene considerata soprattutto da chi conosce poco il mare come addirittura un elemento negativo del nostro mare. Invece la posidonia ha un valore ambientale importantissimo, che restituisce ossigeno alle nostre acque e che contribuisce in maniera fenomenale anche al contenimento dei fenomeni dell'erosione costiera, cosa che spesso sulla costa del Cilento viviamo come un vero e proprio dramma. Spesso all'erosione costiera si fa fronte mettendo in mare enormi masse di cemento. Ritengo che invece la posidonia possa rappresentare un grande elemento di mitigazione di questo fenomeno, e vogliamo in questo modo far comprendere soprattutto ai giovani quanto è importante rispettare il mare, rispettare la natura e come si può contribuire al miglioramento di questa risorsa inestimabile che abbiamo sulle nostre coste. Allora abbiamo pensato in modo simbolico di sostituire nella festa dell'albero, anziché gli alberi, la posidonia, una cosa della quale diciamo in passato non si è fatto mai uso, e vogliamo che ciascuno dei neonati del comune di Pollica abbia in mare un riferimento preciso di quanto è importante crescere insieme alla crescita del nostro ambiente e della natura.